Carissimi colleghi, buongiorno. Il prossimo 14 di ottobre entreranno in obbligo le nuove procedure di trasmissione delle pratiche e delle formalità sul portale del trasporto.it, propedeutica all'entrata in vigore il 1 gennaio 2020 del documento unico. La segreteria studi è molto preoccupata per questo nuovo cambiamento, per questo impatto che ci potrà essere sulle nostre attività, in quanto non abbiamo i sistemi informatici, quindi gestionali, pronti a supportarci nell'invio e nella trasmissione di tutte queste pratiche, pratiche che giornalmente entrano nei nostri uffici e che potranno essere solo lavorate in via manuale, cioè inserimento manuale sul portale nuovo, singolarmente. Questo vorrà dire un impatto a livello di tempi di lavorazione, che saranno molto pesanti, sia a livello di possibilità di errori, in quanto ogni pratica dovrà essere inserita manualmente e singolarmente con un elevato rischio di errore, naturalmente. Inoltre siamo anche preoccupati per l'entrata in vigore del Pago PA, il nuovo sistema di pagamento che sarà obbligatorio dal 1 dicembre 2020, in quanto ad oggi non abbiamo ancora delle certezze su un funzionamento automatizzato dei pagamenti e inoltre per quanto riguarda i costi che lieviteranno sensibilmente. Noi li gireremo naturalmente ai nostri clienti questi costi, ma saremo noi a dover chiedere gli importi a loro, quindi a chiedere un aumento delle pratiche. Il 4 di ottobre le Software House avranno un incontro presso il MIT a Roma, con appunto il tavolo tecnico permanente, e noi invece associazione di categoria lo avremo il 7 di ottobre, lunedì prossimo. Non abbiamo idea a cosa porterà, nel senso che non c'è un ordine del giorno preciso. Vi faremo sapere nei prossimi giorni l'evoluzione di questa cosa. La segreteria degli studi lavorerà affinché questo cambiamento, che non sarà sicuramente inevitabile, possa però portare nei nostri uffici il minor impatto negativo sotto tutti i punti di vista per la nostra operatività e le nostre attività. Per ora vi ringrazio, vi auguro buon lavoro e vi terremo informati quanto prima sulle ultime novità. Grazie.